mi sono presa una piccola pausa dai vlog perché l'ultimo vlog che ho fatto l'ho sentito molto personale, mi sono sentita un po' scoperta e quindi ho voluto un attimo ritrovare il mio posto, il mio piccolo guscio, come i ricci che si richiudono e quindi ho preso un po' di tempo per me, poi nel frattempo ci hanno chiusi di nuovo qua in Lombardia, quindi è una situazione un po' stressante. Rispetto a questa primavera sicuramente c'è un po' più di libertà perché comunque è permesso uscire per andare a lavoro, quindi quelle persone che non possono magari lavorare da casa possono recarsi a lavoro, però io sento veramente più peso a questo giro rispetto a questa primavera perché so che cosa aspettarmi, so che di nuovo sono isolata, che sono da sola, lontana dalla mia famiglia, che non vedo da mesi, non ho alcun amico, non conosco nessuno qua, sono da sola con mio marito e quindi è una situazione veramente pesante, non sono molto positiva a sto giro, non mi provoca gioia nemmeno pensare al Natale per intenderci perché chissà come verrà festeggiato, se si potrà festeggiare. Tra l'altro io ho l'albero di Natale, le decorazioni, il calendario dell'avvento, diciamo fai da te, che di solito riempivo io con le sorpresine, giù dai miei, perché l'ultima volta che li ho visti, che sono stata da loro, era comunque agosto e non pensavo che poi non sarei più potuta tornare giù e quindi bene, penso che quest'anno non avremo un albero di Natale, però c'è sempre di peggio, quindi adesso mi concentro nel mio angolino. Ho iniziato a leggere, non so parlare, perdonate, Gideon la nona, titolo fantasy super super chiacchierato, sono in realtà all'inizio perché poi nel mentre ho letto altre cose e ci metto sempre un pochino a ingranare con i libri nuovi, soprattutto con i fantasy, a volte mi scoraggio e mi faccio prendere dalla smania di leggere altre cose che nel frattempo sono arrivate, quindi però basta, lo voglio leggere questa settimana. A proposito comunque di farmi prendere la smania, da Panini mi sono arrivati il secondo e ultimo volume di Fucking Sakura di Giulio Maccaione, sono curiosissima di leggerlo, e poi mi è arrivato Space Opera, che è un fumetto in due volumi, questo devo ancora ben capire se è tipo un mini prequel o qualcosa del genere. Comunque da quanto ho capito il protagonista è un appassionato di videogiochi, è un tipo timido e si trova coinvolto in un complotto interplanetario, quindi sono curiosa. Non sembra troppissimo il mio genere, nel senso che di solito non leggo fumetti tipo con i supereroi o simili, però sono veramente molto molto curiosa. È un fumetto completamente italiano, i disegni e i colori sono poi bellissimi. Thank you.
Storytel presenta A Babbo Morto, una storia di Natale. Ho fatto l'impasto della focaccia questa mattina perché praticamente deve lievitare tutto il giorno, quindi l'ho fatto subito così per stasera, è pronta. Io adesso sono alla mia tazza di tè per merenda. Molto carino l'audiolibro di Zero Calcare che ho sentito stamattina. È una sorta di favola cinica, un po' di complotto, che cosa c'è veramente dietro a tutta la filiera dei regali di Natale, eccetera eccetera, se vi piace l'autore. Recuperatelo, è anche molto molto carino comunque. L'audiolibro è la prima volta che ascolto l'audio di un fumetto invece di un libro, ma comunque è stato molto molto simpatico. Ieri sera invece, cosa un po' meno simpatica, ho terminato l'ascolto di un podcast che sicuramente conoscerete tutti perché sono io che arrivo tardi con il giro dei podcast, Veleno. Si parla di un caso di cronaca di 20 anni fa che coinvolge un gruppo di bambini strappati alle famiglie perché questi 16 bambini hanno iniziato tutti a dire le stesse cose, ovvero che subivano abusi, che partecipavano a dei riti satanici con gli adulti, eccetera. Una storia veramente agghiacciante. Poi ci sono gli audio comunque delle persone coinvolte, quindi le interviste, le registrazioni. Agghiacciante, non conoscevo per niente la storia, quindi è stato molto, molto interessante, istruttivo ed è un podcast molto ben fatto, quindi ve lo consiglio. Poi ho letto il secondo fumetto di Giulio Maccaione, molto bello, non mi aspettavo per niente un finale del genere, sono rimasta un po' sorpresa. E è una cosa, non mi è andata molto giù, però molto carino il Giappone che si respira in questo fumetto, è pazzesco, sia attraverso i colori, i disegni. Che voglia di andare in Giappone, io dovevo andare in Giappone quest'anno come viaggio di nozze, ma chiaramente non ci siamo potuti andare, quindi magra consolazione, viaggio con i libri e con i fumetti. Sicuramente non è la stessa cosa, però intanto... Thank you.